Portare il mondo marino su t-shirt, leggings, giacche e accessori moda. E questa è l'intuizione di Elena Beraldo, direttrice creativa di Skin of Nature, il marchio moda che celebra la natura e la porta su tessuti sostenibili e di primissima qualità. Sempre in giro per il mondo, spesso in Asia, per studiare da vicino il settore dell'abbigliamento, siamo riusciti ad incontrare Elena a Milano, nella sede della Domingo Communication, dove ci ha mostrato alcuni suoi capi e raccontato come sta realizzando il suo sogno imprenditoriale. La storia è iniziata tanti anni fa ormai, quando studiavo all'università a Londra. Avevo iniziato a concepire l'idea di quella che era poi doveva diventare Skin of Nature. L'idea che nasce dalla mia passione per lo sport, soprattutto lo sci, comunque gli sport all'aria aperta, la moda e la natura. Appunto dopo una carriera agonistica nello sci di tantissimi anni, vivendo all'aria aperta la natura, ma anche vivendo vicino a quello che è invece un mondo molto urbano, cosmopolita, all'interno delle città, la passione per la moda si è presto diciamo palesata e ho all'università iniziato a concepire Skin of Nature, che è nato proprio da in realtà un incontro fortuito con un biologo marino russo, Alexander Semenov, incredibile, che fa delle riprese, delle fotografie ad altissima definizione di creature marine meravigliose e anche in gran parte sconosciute. E da lì è proprio nata l'idea di Skin of Nature, che si traduce proprio come pelle della natura, che è stata quella di portare, di ispirarsi da queste fotografie e stamparle su tessuti tecnici. Mi piaceva anche trovare il connubio tra l'abbigliamento casual, la moda, perché no, lo stile, ma poi un aspetto tecnico e di funzionalità. È un sogno imprenditoriale che si sta iniziando a sviluppare, è un sogno che mi ha portato a vivere in Asia, ad Hong Kong, per 5 anni. Andare in Asia e conoscere tutto il network di fornitori mi ha permesso di utilizzare materiali innovativi, non solo come per esempio il poliestere rigenerato che deriva da riciclo di bottiglie di plastica, quindi eliminare dei rifiuti esistenti per farli diventare qualcosa, per me è stato diciamo l'inizio della collezione di Skin of Nature, però poi sono addirittura andata a sperimentare filati assolutamente nuovi, come questo nylon che ha biodegradabilità aumentata, quindi biodegradabile in condizioni di scarica, ovviamente, però biodegrada come una maglietta di cotone. Tutti quanti vengono fuori da animali. Questa è un'anemone bellissima, okay, fatta in stampa digitale. Questo è il dettaglio che poi ha creato la stampa del leggings. È un progetto molto piccolo e gli altri sono poche persone, però poter avere questo tipo di soddisfazione mi rende davvero felice e non voglio fare altro che continuare ad espanderlo e poter creare. Alla fine sono una creativa, quindi la parte creativa sicuramente è quella che mi piace più di tutte e mi dà molta soddisfazione.